Concludere questa sera con l'ottava puntata la sezione riguardante il cosiddetto settenario delle chiese. È una questione che ormai conosciamo bene, perché questa che è l'ottava puntata è anche la terza o addirittura la quarta di seguito che dedichiamo al settenario delle chiese. Ecco, allora il Kyrios si rivolge a queste sette chiese che sono in Asia e le invita a, come dire, a fare un esame, un'analisi di se stesse per piacere a lui. La volta scorsa, se vi ricordate, 2 giorni fa avevamo riflettuto insieme sul tema del grande prelato e abbiamo visto anche, evidentemente con una diciamo, inserzione necessaria, il tema del rapporto tra prova, tribolazione e grazia. Questa sera ci fermiamo appunto concludendo la sezione dei capitoli 2 e 3 e quindi dalla prossima volta andiamo al capitolo 4, sempre tratto, lo ricordo per chi dovesse per la prima volta mettersi in collegamento dal mio libro La Sinfonia dell'Agnello, commento al libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo che potete chiedere qui alla segreteria di Radio Domina. Vi dicevo, questa sera concludiamo la sezione del settenario con la lettera che il Kyrios rivolge alla chiesa di Laodicea. Avevamo detto più volte, lo ribadiamo anche questa sera, che c'è una sorta di inclusione, di processo inclusivo, per cui tutte e sette le lettere sono importanti. Per ragioni di tempo noi non le abbiamo potute sviluppare tutte, ma in particolare la prima, quella a Efeso, e l'ultima sono quelle che fanno la differenza, diciamo così, sono entrate nella storia. Abbiamo visto che Gesù elogia la chiesa di Efeso, ma le rimprovera, lamenta Gesù di non trovare l'amore di un tempo. Quella frase lì, fiori cari, deve sempre, come dire, entrare fino in fondo dentro di noi e interrogarci di continuo. Ve la ricorderete tutti questa frase: l'amore tuo, il primo, l'amore tuo, il primo, proten, hai lasciato andare, questo ve lo ricorderete tutti. Ora il tema dell'amore ritorna, ritorna. Vuol dire che è decisivo, come ora vedremo, perché a Dio non interessano le nostre opere. Cosa se ne fa? Cosa se ne fa Dio delle nostre opere? Dio vuole il nostro cuore. Fra un po' parleremo, direi a fagiolo, di Santa Teresa d'Avila, perché domani è la sua festa e vedremo come a Dio interessa il cuore, perché gli interessa una relazione d'amore e nell'amore la coppia non bada alle opere. Non è che si amano se sono bravi, si amano se rispondono a certi standard. E l'amore stesso non è una prestazione secondo certi criteri, è l'espressione più spontanea dell'unione. E con Dio è la stessa cosa. Quindi la prima e l'ultima lettera, non lo trovate sorprendente, fanno riferimento al tema dell'amore. C'è poi veramente una chiesa dell'amore che Dio chiede. Dio vuole che la chiesa sia una chiesa dell'amore, se volete della caritas. Oh, io direi, se me lo permettete, non è una licenza, diciamo, biblica, non so come dire, articolata dal punto di vista teologico. Una chiesa dell'agape, la chiesa è agape, come la Trinità, eh? Padre, Figlio e Spirito Santo sono un unico Dio, nell'unica comune natura che è l'agape, cioè l'amore che si dona. Allo stesso modo la chiesa deve essere agape, alla maniera trinitaria, cioè è la comunità, la coinonia, la comunione dei fedeli che si amano. Se non c'è questo, tutto l'apparato sacramentale, liturgico, istituzionale, non ha più alcun motivo d'essere. Perché l'amore è ciò che fa la differenza. Il teologo von Balthasar ha scritto un bellissimo libretto, è piccolo ma di una densità assolutamente sorprendente, che si intitola Solo l'amore è credibile. E visto che domani è Santa Teresa d'Avila, vi ricordo che il suo compagno di viaggio, non vi deve suonare strana questa espressione, sono stati proprio compagni di viaggio, neanche Francesco d'Assisi e Chiara
gara erano così, perché poi Francesco l'ha posta in un convento a Santa Chiara e ha vissuto d'altra parte in altri posti. Invece Giovanni e Teresa in qualche modo hanno camminato insieme. Ecco, proprio San Giovanni della Croce diceva: alla sera della vita saremo giudicati sull'amore. Dove c'è l'amore c'è Dio. Questo è, dove c'è l'amore c'è Dio, perché Dio è amore. Ma di fatto noi siamo leggeri, liberi, in pace quando amiamo. Amiamo secondo Dio. Infatti Satana, che è un camuffatore, è una scimmia senza paragoni, vuole camuffare l'amore. Oggi ci sono tante forme di amore che in realtà sono forme di amore satanico, che anziché liberare, fare il bene, producono ferite e producono il male. Ma questo è un altro aspetto. Allora adesso noi possiamo veramente, a conclusione di questo settenario, dire che questo Kyrios che passa e rassegna le truppe, che questo imperatore è il Kyrios dell'amore. E se alla chiesa di Efeso, la prima, dicevo di questa inclusione tra la prima lettera, quella d'Efeso, e l'ultima, la chiesa di Laodicea, c'è un'inclusione, alla prima chiesa, vi ricordate, Gesù lamenta per la prima chiesa che non ha l'amore di prima. Sì, fai le opere, resisti, vi ricordate? Sei bravo, il Signore può dirlo anche a ognuno di noi. No, ma tu i rosari li dici, fai il digiuno a pane e acqua, sei una persona così. Però io ti dico che non hai l'amore di prima. Questo è proprio l'innamorato, vi ricordate che lo dicevamo, che lamenta questa cosa qui. Io lo trovo, per quel che mi riguarda, sempre molto bello, perché io non potrei vivere un solo istante senza questa percezione dell'amore. C'è un testo molto bello, la percezione dell'amore, ma non ho il tempo di approfondirlo. Adesso l'ultima chiesa, quella di Laodicea, è quella che ancora di più provoca la reazione addolorata del Kyrios. Ma io vorrei chiedervi di ascoltare di nuovo il testo e poi lo commentiamo, perché lo trovo semplicemente sorprendente. Poi dal capitolo 4 cambierà, dalla settimana prossima lo vedremo completamente lo scenario, chi ha il mio libro lo sa, perché Giovanni viene portato in cielo. Ecco, quindi vedete che piano piano si va articolando la bellezza di questo ultimo libro della Bibbia. C'è la visione del Kyrios all'inizio, stupefacente. Poi capitolo 1, poi capitoli 2 e 3 sono le lettere alle sette chiese, che, ve lo ricordo, l'abbiamo detto altre volte, sono normative, non è che valgono solo per le sette chiese che sono in Asia nel secondo secolo, più o meno prima, fine del primo secolo dopo Cristo, ma sono lettere normative, cioè riguardano lo statuto identitario della chiesa di ogni tempo. E poi invece dal capitolo 4 inizia il ciclo delle visioni, finisce la prima sezione, inizia la seconda, iniziano le visioni. Ed ecco, vidi, lo sentiremo la prossima volta, Giovanni viene portato niente meno che dinanzi, lo vedremo, la prossima volta sarà pure quello, molto bello, ma ogni puntata, secondo me, non dovreste perderne neppure una, è molto bella. Poi dopo mi hanno detto alcuni, lascia una traccia profonda per più giorni, le catechesi sull'Apocalisse, certo, è il compendio, direi, della scrittura. Allora vediamo questa lettera con cui si conclude questa sezione introduttiva, perché, ripeto, dalla prossima volta, dal capitolo 4, iniziano le visioni. Visioni all'inizio ireniche, belle, sante, poi piano piano però spunta il drago, poi spunta... Ah, no, questo per favore non perdetelo di vista, è tutto quello che stiamo vivendo in questo inizio di catechesi, è preparatorio al dispiegamento della antitrinità, come la chiama von Balthasar. Una volta per tutte ha fatto successo questa affermazione anti-trinità diabolica. Vi ricordo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, e così Satana scimmiotta Dio, il drago rosso, l'anticristo e il falso profeta, cioè le due bestie. Vediamo il testo adesso. Siamo al capitolo 3, versetti 14-22. Leggiamo, perché il testo è da se stesso, si impone nella sua stupefacente bellezza. È l'ultima lettera. All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: così parla l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Come vedete, l'incipit è il più solenne di tutte e sette. Conosco le tue opere. Tu non sei né freddo
né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo, ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per, e qui c'è l'espressione in assoluto, dicono gli studiosi, come vedremo, Govani, eccetera, tra le più crude e perciò stesso anche più riuscite di tutta la rivelazione biblica, sto per vomitarti dalla mia bocca. Tu dici, versetto 17, sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla. Notate la ridondanza, bastava dirlo una sola volta. Invece, sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla. Si tratta di una ridondanza. Ma non sai, e anche qui c'è adesso una controreplica, di essere tre volte dice sono ricco, non ho, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla, e il Kyrios gli dice ma non sai di essere invece un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo. Ti consiglio di comprare da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco, vesti bianche per coprirti e nascondere la vergognosa tua nudità, e collirio per ungerti gli occhi e recuperare la vista. Io tutti quelli che amo, anche qui c'è un versetto importante, come vedete è una parva summa, dice qualche teologo, c'è una piccola, un piccolo compendio questo testo, c'è già quell'espressione sto per vomitarti dalla mia bocca che resta nell'immaginario collettivo, c'è un bellissimo, un bellissima iconografia medievale in cui si vede proprio il Kyrios che vomita proprio, che sta per vomitare, è il conato che vomita la chiesa, chissà oggi questa chiesa se non è già vomitata dal Kyrios. Ma c'è adesso quell'altra espressione è assolutamente straordinaria. Io, versetto 19, ha fatto la storia. Tutti quelli che amo li rimprovero e li castigo. Vedremo i due verbi greci. L'idea di poter pensare di andare avanti nel cammino di fede così come diciamo noi, con questa autarchia o anarchia o filautia, no? Anarchia, lo sappiamo cosa significa, e autarchia è simile, cioè il potere di se stessi, decidiamo tutto noi, o filautia, l'amore di se stessi, è una idea che è molto diffusa, c'è un'autogestione del cammino di fede, per cui il Signore non si può permettere di rimproverarci, di richiamarci. Io tutti quelli che amo, dice Gesù, li rimprovero e li castigo. Benedetto rimprovero, santo castigo del Signore. E poi aggiunge, mostrati dunque zelante e ravvediti. Ma la chiusa, come si chiama così, la chiusa, cioè l'epilogo del settenario, e ve l'ho detto l'altra volta, assolutamente anche qui. Vedete che c'è una sorta di tecnica cinematografica da parte di Giovanni, io lo scrivo nel mio libro, naturalmente non lo potrò commentare tutto, si capisce, e fra un po' siamo a Natale, e c'è una tecnica cinematografica di Giovanni, cioè lui ha la capacità di restringere o allargare il campo visivo senza che tu te ne accorgi, con continui colpi di scena. È un thriller. L'Apocalisse è un thriller, perché adesso, meno che te l'aspetti, quel registro imperioso, no? Autoritario, autorevole se non autoritario, di comando, si trasforma nel Gesù che tutti conosciamo, mite, misericordioso e rispettoso, starei per dire. Guardate cosa dice l'ultima immagine, è storica, è famosa. Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, naturalmente qual è questa porta? Ci vuole molto a capirlo, è la porta del cuore, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Che immagine questa della cena tra amici. Le donne lo possono capire meno, forse per le donne è un po' deludente, perché le donne si sarebbero aspettate, io ve lo immagino. Ecco, io entrerò e mi unirò a lui o a lei. Invece Gesù qua vuole essere dalla parte degli uomini. Entrerò, cenerò con lui. Mamma mia, che cos'è per gli uomini una cena tra amici? Lo dico io che ne ho persi per strada, quanti Dio solo sa, perché sono io il colpevole sempre, naturalmente. A nessuno viene il dubbio. Quanti ne ho persi? Che bello stare a tavola con un amico. Io qualcuno ce l'ho. Pochi.
Che bello mangiare avendo accanto una persona di cui sai che ti puoi fidare, con il quale entra un rapporto di empatia attraverso il cibo. E Gesù questo lo sa. Vi ricordo l'ultima cena. L'ultima cena. Cioè Gesù consegna se stesso, tradidit semet ipsum, attraverso il pane e il vino, la cena che poi, come abbiamo visto nel mio libro, se vi ricordate, diamo sino alla fine, discutiamo se era la cena ebraica. Probabilmente no, ha ragione Benedetto XVI, era la cena prima. Gesù non ha voluto consumare la cena pasquale, istituendo l'Eucaristia, con quella ebraica, ma verosimilmente l'ha fatto la sera prima, ma è un discorso che ho trattato a suo tempo. Ad ogni modo Gesù si siede con gli apostoli e sempre condivideva con loro il pasto. Adesso è meraviglioso condividere il pasto. Che meraviglia, quando ci si siede a tavola insieme, entrerò da lui, verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Non è che io mi seguo, dice Gesù, e tu mi devi servire. È un rapporto paritetico tra amici. E poi l'ultima promessa al vincitore: il vincitore lo farò sedere presso di me, sul mio trono. È la promessa più sorprendente, perché qui Gesù non dice più lo metto accanto a me, lo metto dietro di me, lo metto sopra di me, sotto di me, lo faccio sedere sul mio trono, sul mio trono, come io ho vinto e mi sono assiso presso il Padre mio sul suo trono. E la conclusione, il versetto 22, con cui si chiude il sipario. Dobbiamo proprio pensare a questo set cinematografico, teatrale. Giovanni chiude il sipario, mi vengono quasi i brividi, del settenario alle chiese, dando una indicazione che è una volta per tutte, no? E cioè, chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E così si conclude il settenario. Ma adesso noi dobbiamo approfondire questa tematica dell'amore alla chiesa di Laodicea. Lo facciamo a pagina 86 del mio libro. Appunto, io ho intitolato il capitolo relativo alla chiesa, alla lettera alla chiesa di Laodicea, con quell'espressione di Gesù che trovo paradigmatica: tutti quelli che amo li rimprovero. E attenti bene, di castigo, ma si può anche dire li educo, adesso vedremo il verbo greco. Dunque io credo che difficilmente si trovino espressioni altrettanto forti e crude nel Nuovo Testamento, eppure non ne mancano, no? Perché questa versione di un Gesù solamente soft, che oggi circola, è semplicemente da rigettare. Ci sono parole forti di Gesù nel Vangelo. Fortissime, perché la si rivolge ai farisei, razza di vipere, e sepolcri imbiancati, guai a voi, no? Non sono venuto per portare la pace ma una spada, insomma, fiori cari, sono parole fortissime di Gesù. Ecco, però quella della chiesa di Laodicea resta una delle più, forse persino imbarazzanti. Probabilmente l'ultima delle sette lettere, la più schietta e franca, e anche quella più conosciuta, questo penso sarete d'accordo con me. Destinataria è la comunità di Laodicea, una chiesa tiepida e ipocrita, che finge di non accorgersi del proprio stato, fa finta di non accorgersi, come la moglie che non è più innamorata o la fidanzata che non ama più e il fidanzato soffre perché vede che la fidanzata non l'ama più e lei finge, però fa finta che non è così. È una chiesa ipocrita che finge dietro i proclami di progetti sinodali, di pianificazioni pastorali entro l'anno 2050, Odissea nello spazio, e dietro questo apparato burocratico così perfetto, sala stampa, no? Il quotidiano, il portale, e c'è tutto, non manca niente, ma manca l'amore per Gesù Cristo. E che ce ne facciamo delle strutture? Che ce ne facciamo degli apparati burocratici e aziendali? E appunto la Chiesa, da comunità agapica, si trasforma in azienda multinazionale. È un passaggio tremendo questo. Soprattutto quando fa finta di non accorgersi del proprio stato. Vedete quanto è attuale.
Questi vescovi, questi qui, questa falsa chiesa, finge di non accorgersi. E questo è tanto più deplorevole quanto più questa comunità si ritiene florida e attiva. San Bede il Venerabile, un padre della Chiesa, scrive che il suo nome, il nome di Laodicea, significhi, lo riprende da San Girolamo, stare nel vomito. Stare, perciò già nel nome della città di Laodicea ci sarebbe assai significativamente un riferimento al vomito, perché il nome Laodicea significherebbe appunto stare nel vomito, ma in greco, a dire il vero, più comprensibilmente, non so San Girolamo da dove l'abbia acchiappata questa interpretazione, perché in realtà Laodicea, che ha studiato greco, non gli deve venire difficile, Laos, popolo, diche, giustizia, quindi dovrebbe essere popolo giusto o che si sente giusto. Questa chiesa non riceve alcuna lode da Gesù Cristo. Non c'è una sola sillaba con cui il Kyrios mostra di gradire questa chiesa. È una chiesa priva di lode da parte del Kyrios. E a che serve l'efficacia? A che serve lo IOR? A che servono i conti correnti? A che servono i rapporti con gli stati, la diplomazia vaticana? A cosa serve il collegio cardinalizio e l'apparato? A cosa serve tutto questo quando manca la lode del Kyrios? Come scrive Hernandez, un commentatore, la tiepidezza di questa chiesa è qualcosa di più detestabile del paganesimo totale. Si sentono credenti integrati nello spirito del mondo, in realtà sono divenuti del mondo. Questo rischio della mondanità sempre presente. Come scrive un altro esegeta, Santi Grasso, questa si sente una super chiesa. Vi ricordate le parole di Bergoglio? Non vogliamo una chiesa, un'altra chiesa, vogliamo una chiesa diversa. Ecco, questa chiesa di Laodicea si sente una super chiesa che finisce col perdere il senso della dipendenza da Dio. Una forma, direi, quasi patologica di sessantottismo spirituale, che forse è quello decisivo, il sessantottismo spirituale. La conseguenza è drammatica, e lo vediamo, è sotto i nostri occhi. Si approda, quando si perde di vista l'amore del Kyrios, la comunità credente approda alla banalità. Approda, scrivo, al vuoto interiore, all'insignificanza. Infine, è come il sale che perdendo sapore viene rigettato. Matteo 5,13, vi ricordate? A che cosa serve il sale se non a dare sapore? Ma se perde il sapore a null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Insipida, attenti bene, vuota, arida. La chiesa di Laodicea si ritiene invece una comunità viva, feconda, dinamica, efficiente, come afferma San Cesario di Arle, un padre della Chiesa, non sei né freddo né caldo, virgola, cioè sei inutile, inutile. Se non c'è l'amore, a tutto il cammino di fede non serve a niente. A Gesù interessa soprattutto il nostro cuore. Il cammino di fede è una crescita nell'amore del Kyrios, nell'amore di Gesù. Domani è Santa Teresa d'Avila, ecco, questo volevo dirvi. Lei è l'espressione, direi, più significativa dell'amore, del fatto che Gesù vuole il tuo amore. Ma così avviene in una coppia che si ama. Si possono parlare, discutere, ma se non c'è l'intimità, quella che si chiama la complicità, a cosa serve? L'amore libera, l'amore guarisce, l'amore purifica, l'amore è, direi, libera, appunto. Ed è un atto d'amore che vale più di tutte le azioni che possiamo compiere. Non perdiamolo di vista questo, perché la tiepidezza è esattamente quello che più di tutto fa soffrire il Signore. A me viene in mente appunto la testimonianza di Santa Teresa d'Avila. Voi tutti sapete, io sono stato lì a fare l'itinerario teresiano, penso che voi tutti sappiate che Santa Teresa d'Avila ha avuto la trasverberazione, come una volta per tutte il Bernini ha saputo rappresentare questo momento in cui il serafino, il cherubino, lei non sa bene se è cherubino o serafino, come ora vi leggerò, le colpisce il cuore. Dio ti ferisce l'anima.
Mamma mia, figlioli cari, ma qui dovremmo solo vedere e sentire questo richiamo dell'amore di Dio, come Mosè davanti a questo roveto che scoppietta, lo sentite scoppiettare? Il roveto ardente. Per cui l'appiattimento al Signore non è gradito. Quando noi ci appiattiamo, no? Ci imborghesiamo, quando noi non corrispondiamo a questo livello di amore divino, vi ricordate Gesù a Pietro? Simone, mi ami? Certo, Signore, tu lo sai che ti amo. Pasci le mie pecorelle. Simone, mi ami? Gesù, lo sai che ti voglio bene, mi commuovo, ma... E qui è tutto, pasci le mie pecorelle. Per la terza volta gli domandò, Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro? Pietro si addolorò che per la terza volta Gesù gli dicesse mi ami, gli disse, si arrende Pietro. Ecco, questo è quello che dobbiamo fare. Non conteggiate i vostri meriti, non conteggiate le opere buone, non conteggiate nulla. Arrendetevi dinanzi a questo divino seduttore. Lì è tutto, santa pace, lì è tutto. È il fuoco che ti entra dentro, come San Filippo Neri che se lo beve il fuoco e poi lasciava le impronte sul calice. Dobbiamo lasciarci bruciare dall'amore di Dio, dobbiamo serafizzarci. L'epilogo del cammino è come l'unione tra uomo e donna, i due sono una carne sola. E così è nel cammino con Dio, e Gesù per quello che rimprovera, detesta, prova disgusto fino al vomito quando noi stiamo lì come chiesa a mostrarci efficienti come se fossimo la Volkswagen, un'azienda, una multinazionale che produce, realizza, fa, attiva. Il Signore prova un senso di disgusto. Perché vuole che noi seguiamo il cammino dei santi e dobbiamo lasciarci travolgere da questo. Avete presente le cascate del Niagara? È acqua che scende e rimane. Ecco, Dio non è acqua che scende, Dio è cascata di fuoco che scende e vuole entrare nel cuore. E quando entra te lo trafigge, te lo ferisce, diventi suo, non puoi più vivere se non di lui e vivi solo per lui e conti le ore per stare con lui, e quando non parli di lui, non vivi di lui, non pensi a lui, tutto il resto ti annoia, sei già morto, perché l'amore uccide. Cascata di fuoco è Dio, ma quando lo capiremo? Beati santi mistici che l'hanno colto. Le cascate dell'amore infuocato di Dio. Dio, o Theos, agapestin. Agapestin. Dio è agape, cioè è questo amore che traborda, amore che si effonde e non vuole altro. Se non che tu gli dica come fa la donna quando corteggiata, scusate, lo so che l'immagine è forte, ma è quello, corteggiata, sedotta e finalmente lì pronta per concedersi e dice all'amato, sono tua, fai di me ciò che vuoi. Immaginate quando non se lo sente dire che pena è. È questo il punto. Santa Teresa d'Avila, io sono andata a vedere il suo cuore ad Alba de Tormes. Ci si deve andare per capire che cos'è il cristianesimo e per capire la lettera Laodicea. E tu trovi questo cuore, capito, dentro un'urna di cristallo, e dentro un'urna di cristallo, e questo cuore è stato trafitto. Ma fisicamente si vede proprio il solco. Lasciamoci solcare da questo amore divino. E allora noi saremo, come si può dire, divinizzati. Santa Teresa d'Avila ha raccontato che cosa gli è accaduto quella volta lì. Dice, vedevo un angelo in forma corporea. Poi spiega così colà, dice... Non era grande, ma piccolo, molto bello, con il volto così acceso e la trasverberazione, da sembrare uno degli angeli molto elevati in gerarchia, che pare che brucino tutti in amore divino. Sì, Teresa d'Avila non lo sa esattamente perché non è teologa, ma ve lo dico, sono i serafini che tra i cori angelici, i nove cori angelici, è quello più vicino al trono di Dio. E che cosa sono? Sono sharafin ebraico, vuol dire fuoco, alla radice del fuoco, sono spiriti che ardono.
perché non puoi approssimarti a Dio senza sentirti ferito da questa bellezza di Dio, ferito da questo amore di Dio. È proprio una ferita che ti entra dentro, è una trasverberazione, non solo quella, non c'è quella mistica soltanto. Tutti dobbiamo lasciarci trasverberare dallo sguardo che non a caso del Kyrios ha gli occhi come il fuoco e i piedi come bronzo splendente. Quale altra via potremmo seguire? Quella forse di stare accanto al Maestro, perché cosa? Quello di essere nel cammino di fede, perché cosa? Quello di essere una chiesa, perché cosa? Se non c'è l'amore. E Teresa aggiunge, questo, gli vidi nelle mani, qui c'è l'essenza stessa della fede, qui c'è Dio che è seduttore, capito, che ti colpisce. E che Dio è Dio che vuole entrare dentro di te. Ecco perché prova disgusto quando trova la tiepidezza. Gli vidi nelle mani un lungo dardo d'oro che sulla punta di ferro mi sembrava avesse un po' di fuoco. Un po' di fuoco, certo. Non può entrare tutto il fuoco dell'amore di Dio in noi. Altrimenti succede quello che succedeva ai santi, che noi non li capiamo, quasi quasi forse talora li banalizziamo. Quando Santa, per esempio, Maria Maddalena de Pazzi, mai il cognome fu tanto appropriato, suora carmelitana del XVI secolo, di notte correva nei corridoi gridando: l'amore non è amato, l'amore non è amato. Oppure quando San Serafino di Sarov, monaco solitario russo, sulla montagna, rimaneva a lungo sulla neve perché il fuoco dell'amore di Dio gli ardeva fin nel corpo. E questo tesoro con mistero che noi non possiamo fino in fondo capire se non lo viviamo. Dio arriva a coinvolgere anche la dimensione fisica di chi lo ama. Perché l'amore, questo produce, quando si ama, ci sono una serie di effetti che l'amore produce. Batte forte il cuore quando vedi l'amato o l'amata. Ti batte forte, ti brillano gli occhi, ti vengono le vampate. Ecco, l'amore di Dio produce anche questi fenomeni qui. Guardate Teresa, qui tocchiamo il sublime, sì, con Dio o tocchiamo il sublime o ci lasciamo possedere dicendo: sono tuo, fa di me ciò che vuoi, possiedimi pure, o non abbiamo capito niente. Guardate, pareva questa, dice Teresa d'Avila, punta di ferro mi sembrava avere un po' di fuoco, pareva che me lo configesse, mi immagino il momento e quello che avrà provato Teresa, ma la trasfigurazione per tutti ha più riprese nel cuore, così profondamente che mi giungeva fino alle viscere. Ma chi è Dio? È un'idea, è un'energia. Ma quanti oggi non sanno più chi è Dio? No, Dio è amore, amore. Lasciando, e quando lo estraeva, quindi colpiva Teresa l'angelo con questa punta di ferro infuocata e lo estraeva, sembrava si portasse via il cuore, diceva qui veramente figli cari, e aggiunge: mi lasciava tutta infiammata di grande amore di Dio. Ecco cosa significa l'ultima lettera alla chiesa di Laodicea, che però poi si conclude con una cena tra amici, no? È tutta infiammata di Dio, mi lasciava, dice Teresa d'Avila, tutta infiammata di Dio. Ma la chiesa nel suo cuore deve essere trafitta, trasverberata. La chiesa deve poter dire come Teresa d'Avila: sono tutta ferita dall'amore di Dio. Aggiunge: il dolore della ferita era così vivo che mi faceva emettere dei gemiti, ma era così grande la dolcezza. Questo è proprio dell'amore. L'amore è tormento ed estasi nello stesso tempo. Così grande la dolcezza che mi infondeva questo enorme dolore che non c'era da desiderarne la fine. Cioè voleva che l'angelo continuasse a colpirla fino in fondo, come è successo anche a Padre Pio. E l'anima non riusciva ad appagarsi che di Dio, è così. E quando poi tu finalmente scopri l'amore di Dio, non puoi più avere bisogno d'altro che di Lui. Tutto ciò che ti parla di Lui, tutto ciò che si riferisce a Lui, tutto ciò che si concretizza in qualche modo attorno a Lui, ti interessa, altrimenti tutto il resto, dice la canzone, tutto il resto è noia.
tutto il resto è noia. Non ci sono anime più annoiate sulla terra di quelle ferite dall'amore di Dio, perché tutto il resto le annoia. E aggiunge, concludendo Teresa d'Avila, non è un dolore fisico, ma spirituale, anche se il corpo non tralascia di parteciparvi un po', anzi molto. È un idillio così soave, un idillio, ecco che cos'è, tutto lì, un idillio che si svolge, dice Teresa, tra l'anima e Dio, che io supplico la divina bontà di farlo provare a chi pensasse che io sto mentendo. Ecco, figlioli cari, allora si capisce l'appello del Kyrios, quanto è importante che questa lettera, l'ultima, venga oggi urgentemente ripresa per l'autoverifica di una Chiesa che si sente evoluta, aggiornata, e invece agonizza perché è priva di amore. Una Chiesa che sembra correre al passo coi tempi e con la modernità, con tutti i capricci che la modernità comporta, e che invece è una Chiesa che ha il fiato corto, che pare sveglia e invece sonnecchia. Ci sono studi che dimostrano che l'unione tra uomo e donna produce ormoni del buon umore, dell'ottimismo, soprattutto a quanto pare nel maschio. Che la donna concede se stessa all'uomo, l'uomo ricava e a sua volta dona, questa è una espressione di von Balthasar, si sviluppano proprio, dicono i medici, degli ormoni detti della felicità, cioè l'uomo è appagato, perché è pieno d'amore. In quel momento, lì per lì, non pensa ad altro. Peccato che subito dopo poi guarda l'agenda, mentre ancora appena è lì, ma guarda l'agenda, scusa, mi devo chiamare perché c'è un impegno, c'è un appuntamento, devo far questo, devo far quello, no? E vedete che c'è la duplice dimensione, c'è la dimensione aziendale, professionale, lavorativa, e io faccio, l'uomo Faber, però lì invece ha ricevuto dalla donna, in quella intimità che solo Dio conosce, ha ricevuto quell'insieme di forza per andare avanti. Così è la Chiesa, solo nell'intimità con Gesù, questo Gesù vuole dire, ha senso affrontare le sfide della storia umana, altrimenti la Chiesa appare come una sorta di moglie smemorata, capito, che si accontenta di fare shopping, questo, quell'altro, parla con le amiche, il tè al bar, l'ora del caffè, i viaggi, le crociere, i gioielli, quello e quell'altro, però poi dopo alla fine vuota dentro. Una Chiesa che sembra correre al passo coi tempi, ma che invece ha il fiato corto. La tiepidezza è il vero dramma, figli cari. Gesù tutto può accettare in noi. Vi ricordate quell'episodio della adultera, che poi è la Maddalena secondo i padri della Chiesa, entra in casa di Simone il fariseo e cerca Gesù, immagino la scena, lo trova, lo identifica, va lì, gli lava i piedi, glieli asciuga coi propri capelli e poi li unge baciandoli. Che gesto ardito, eh? I piedi al maschio li lavava la moglie o la figlia, basta, o la serva. E Simone che si sente giusto, Simone che non ha conosciuto l'amore, perché chi si sente giusto, chi ha la filautia, chi ama se stesso, non può conoscere l'amore di Dio, dice, se questi fosse il Messia saprebbe chi è costui, chi è costei. E Gesù che lo legge dentro dice, Simone, ho da farti, vi ricordate, fa tutto il discorso e poi dice, vedi, io sono entrato a casa tua. Gesù quasi si lamenta appunto della tiepidezza. Guardate che quando uno ama Gesù è capace di fare le cose impensabili, esce fuori di testa. L'amore di Cristo ti infiamma il cuore e ti brucia la mente, starei per dire, perché è proprio dell'amore essere così, non c'è niente da fare. Amor causa sui, no? Ratio sui, dice San Bernardo, no? L'amore giustifica se stesso. Allora Gesù dice, vedi Simone, io sono entrato a casa tua, ma tu non mi hai dato dell'acqua, non mi hai lavato i piedi, non me li hai baciati, invece lei non fa che baciarmi, donna, ti sono rimessi i tuoi peccati. Tutti si stupiscono e Gesù dice, a chi molto amato molto viene perdonato. Ecco, fiori cari, questo è il punto, c'è il rischio della tiepidezza.
La tiepidezza è il vero dramma, che poi in realtà, a pensarci bene, non è un crimine così vistoso la tiepidezza, cioè potrebbe uno anche non accorgersene, come possono essere altre condizioni interiori, ma se spostato nella logica di un Dio che è ardente d'amore, che è roveto, che brucia ma non si consuma perché ti consuma, allora diventa il peggior male. Il peggior male, quando non ti senti corrisposto nell'amore, soffri. Ecco, cosa fa di più soffrire un uomo che ama la propria donna e viceversa quando non si sente corrisposto allo stesso modo? Cosa fa? Soffre. Così è della tiepidezza spirituale. Nelle visioni dei mistici, nel Getsemani, nell'orto degli ulivi, Gesù ha agonizzato proprio a causa dei tiepidi e colpisce, ve l'ho detto anche l'altra volta, me lo ricordo, che nel diario di Santa Faustina Kowalska Gesù stesso dica che ad averlo fatto soffrire maggiormente sono stati proprio i cuori tiepidi, le anime tiepide. Capito? È facile diventare tiepidi quando uno pianifica il rapporto con Dio a partire da se stesso e decide lui o lei cosa dare e cosa non dare, è finito tutto. È finito tutto. E mi viene in mente la testimonianza di Sant'Antonio Abate, il primo monaco del deserto. Quando morì, un monaco giovane pregò tanto Dio che gli mostrasse dov'era il suo corpo. E tanto pregò che gli apparve un angelo che gli disse a questo monaco: tu non puoi sapere dov'è Antonio, perché lui è là dove c'è Dio. Mamma mia, che meraviglia! Questo vi auguro, miei cari figlioli. Lui è là, e pregate che accada anche per me. Lui è Antonio, è là dove c'è Dio, cioè Dio che è amore infinito. Antonio si è come perduto in questo amore infinito. Ma quando noi saremo in cielo, entreremo dentro questo. Il paradiso è lo Spirito Santo, che è questa corrente di fuoco. Impeto ab eterno, da sempre, senza mai tregua e senza mai sosta, come invece noi umani forse ne abbiamo bisogno. Invece lì l'amore si continua a donare da sempre, è l'attimo eterno sorgivo di tutto, è la, direi, non so come dire, baluggina, l'attimo da cui tutto dipende, questo amore imponente e divino del Padre verso il Verbo in posizione di ricezione, come fa la donna, perché la donna può amare solo nel momento in cui può dare nell'amore, solo quando permette all'uomo di averla, quindi di ricevere. E c'è, dice von Balthasar, un riflesso della Trinità, il Verbo, la seconda persona divina, è in questa posizione, tra virgolette, femminea, cioè deve, può rispondere al Padre solo nell'atto di riceverlo. Non so se mi capite, penso di sì, siamo tutti adulti, qualcosa di stupefacente. E in questo Padre, prima persona, che si dona con tutto il peso della sua divina passione, del Theios Eros, dell'amore divino intenso al Figlio, solo nell'actus passivo di riceverlo e quindi di lasciarsi travolgere ab eterno e in eternum da questo corsa del Padre verso il Verbo a sua volta consegna al Padre, al primo, il Verbo consegna alla prima persona divina, proprio come la donna che riceve, solo nel ricevere può solo porsi nella posizione ricettiva, ma allora in quel momento nel ricevere sta dando. E c'è lo Spirito Santo, che è questo climax, questo milieu, no, scusate, climax, è un'altra cosa il climax, questo milieu, questa atmosfera dentro cui il Padre e il Figlio si amano, questo sarà, noi entreremo in questo vortice, e così proprio, e saremo lì dopo tre quarti di eternità a dire, non ci abbiamo capito niente, talmente ci sfuggirà l'imponenza dell'amore divino. Perché tutto è amore, è solo l'amore reale, tutto il resto è fittizio, è transitorio, solo l'amore resta. Quando una persona ama un'altra, in qualunque modo, sente che sta vivendo attimi eterni. Così
Nelle visioni dei mistici, nel diario di Santa Faustina Kowalska, Gesù dice spesso che ad averlo fatto soffrire di più, maggiormente, sono stati proprio i cuori tiepidi. Il modo in cui il Kyrios si presenta, come avete sentito, è triplice ed è l'attestazione più solenne. Così parla il testimone fedele, verace, il principio della creazione di Dio. Salto il significato perché sto per concludere, ma segue l'analisi cruda della diagnosi, versetti 15-16. Tu, dice Gesù alla chiesa di Laodicea, non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo, ma poiché sei tiepido, non sei c'è né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Un paio di biblisti ritengono di dover collegare il tema della tiepidezza al fatto che proprio nei dintorni di Laodicea, in questa città, sorgevano delle terme, dove l'acqua però non era né troppo calda né troppo fredda, era tiepida. È quella che oggi si chiama Pamukkale, nota stazione termale. Lo spunto ora è a servizio di un Kyrios che è di fuoco, che ha un amore geloso ed esigente, che ha gli occhi, ve lo ricordate, fiammeggianti come fuoco, e reclama una risposta altrettanto radicale e totale, e per questo biasima ed improvera fino all'immagine cruda del vomito, la tiepidezza, la supponente mediocrità di questa chiesa suscita nel Kyrios il conato di vomito, che è un'altra cosa dal vomito stesso, perché il vomito ti ha già liberato. Il conato è il momento del fastidio ed è l'espressione più immediata della nausea. Scrive l'esegeta Biguzzi: in tutto il Nuovo Testamento forse non vi è parola di Gesù che sia più devastante di questa. Sì, è una parola devastante, cioè sentirsi dire da Kyrios: ti vomito dalla mia bocca, non ti tollero, non posso sopportarti. Don Donino Ruotolo, col suo stile, precisa che ai soggetti con problemi digestivi veniva data nel passato acqua tiepida, ancora oggi è un po' così, per favorire il vomito o per calmare il conato. Ecco, la tiepidezza di Laodicea è la causa stessa del vomitare di Gesù. Ancora Don Dolindo distingue però tra rilassamento, che è la perdita delle virtù e della devozione, e appunto tiepidezza. C'è molte anime che non pregano più, i modernisti sono così, no? Ma la tiepidezza è un'altra cosa rispetto al rilassamento. La tiepidezza, dice Don Dolindo, è la presunzione di formarsi un criterio, ve lo dicevo poco fa, più equilibrato e ragionevole di vita. Cioè decido io come rispondere al Signore. Oggi nella Chiesa i tiepidi sono coloro che sostituiscono la parola forte del Vangelo con le tattiche diplomatiche e politiche. La successione di appellativi rivolti alla chiesa di Laodicea dopo la diagnosi acutizza lo stato penoso in cui si trova. Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla, ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo. Ad una comunità o ad un'anima che si ritenga autosufficiente perché ha raggiunto un certo benessere mondano, a costo però della purezza della fede, Gesù replica con appellativi molto provocatori. Dice Gesù: sei una comunità infelice, un termine forte. Vediamo, vedete questa falsa chiesa che sempre ora il sinodo su quello, devono dibattere, trovare sempre nuovi sviluppi. È un fuggire, capito? Dallo sguardo del Kyrios, inutile, infelice. Il verbo pluteo indica la ricchezza materiale, persino il lusso. Si ritiene efficiente, invece è miserabile. In greco è leinos, letteralmente fai pena. Io volevo tradurre così, ma è veramente forte questo registro del Kyrios, inaspettato e imprevisto. È forte, ha ragione Biguzzi. Qui siamo in presenza di un brano devastante. E Leinos viene tradotto con miserabile. In realtà si può tradurre con mi fai pena, non provo pena, mi fai pena. Come quando uno si riduce proprio all'astrico, mi fai pena. Pezzente si può anche tradurre leinos, pezzente, perché mercanteggia col mondo questa chiesa e crede così di non aver bisogno più di nulla, uden creian eco, perché gode del potere mondano e si sente al sicuro, e invece appare agli occhi di Gesù tokos, tiuflos, gymnos. Sentite che c'è anche un voluto
diciamo un registro ridondante, povero, cieco e nudo. Questa chiesa di Laodicea è nuda, dunque senza più alcuna dignità ed esposta all'infamia, perché la nudità è sinonimo nella scrittura di vergogna, deve vergognarsi questa chiesa. Così Laodicea è ricca e potente agli occhi del mondo, ma nuda e penosa agli occhi del Signore. C'è da riflettere molto, soprattutto perché oggi sembra che la Chiesa cerchi a tutti i costi l'amicizia del mondo. E poi, ancora, ci avviamo verso la conclusione, l'imperatore celeste offre un rimedio, ecco, offre un condono, suggerisce il perdono, propone una soluzione. Questa Chiesa è cieca, copre il collirio. Attenzione alla cecità. Quando noi voltiamo le spalle al Signore per le sue esigenze, guardate, tutti voi mi capite, non ditemi no, ognuno di noi si fa il paro e sparo. È difficile trovare un'anima che si getta totalmente in Dio, come ha fatto Maria nel suo Fiat. Maria ha detto un sì a Dio tale per cui non si è più tirata indietro, ma noi poi facciamo i nostri piccoli calcoli, i nostri tornaconti, e dovremmo confessarli, perché questi accecano. Procurano una mancata capacità visiva, che non è quella semplicemente degli occhi, ma del cuore. E al cuore non si comanda, è vero. Al cuore non si comanda, perché il cuore è capace di salti, di scelte che non sono razionali. E a Palermo abbiamo avuto un sacerdote, Don Vittorio Salmeri, che la notte dormiva ai piedi del tabernacolo mettendosi la corona di spine, per esempio. Ma i santi sono tutti molto... San Filippo Neri se ne andava a pregare la notte nelle catacombe, per esempio. Capito? Ma diciamo che l'elenco richiederebbe una catechesi a parte. Allora Gesù dice, fa quello, io tutti quelli che amo li rimprovero e li castigo. Lasciamoci raggiungere, miei cari figlioli, da questo rimprovero salutare di Cristo, anche perché Gesù, diciamo, passa e rassegna per preparare allo scontro. È come se stesse dicendo, sta per scatenarsi la trilogia dell'odio, no? Devi essere pieno del mio amore. Se sei pieno del mio amore, allora potrai affrontare la battaglia. Dobbiamo sentirci raggiunti da questa, ripeto, trafittura. È una ferita che Dio procura nell'anima, perché Dio ama sedurre, ama conquistare, ama possedere. E l'ultimo passaggio è quello della cena, come vi dicevo, no? È così che Gesù vuole essere ricambiato, con un amore intenso, appassionato, esclusivo. Per questo egli lascia intendere con una celebre immagine che non si arrenderà. E allora non mi vuoi ascoltare e io farò il mendicante dell'amore. Farò il mendicante dell'amore. Qui troviamo qualcosa di umanamente inspiegabile. La potenza dell'amore di Dio che si fa debole, ma sempre è così. Chi ama di più è più vulnerabile, l'amore ferisce. Chi di voi l'ha sperimentato sa se dico il vero. L'amore ti rende debole umanamente. L'amore ti rende vulnerabile. Allora Gesù si trova di fronte a una chiesa che non vuole replicare. Bene, starà lì alla porta e busserà finché non gli sarà aperto. L'immagine dell'amante, quasi pronto a cantare la serenata all'amata, è desunta, secondo alcuni studiosi, dal Cantico dei Cantici. Vi ricordate Cantico dei Cantici, capitolo 5, versetto 2? Aprimi, sorella mia colomba, amica mia, mio tutto. Ci picchia, che seduttore. Secondo voi quella non gli ha aperto? Quale donna, di fronte a un uomo che la chiama così, gli lascia la porta chiusa? Aprimi. È lì dietro lo spioncino. Aprimi. E vi ricordate cosa dice l'Apocalisse? È l'Apocalisse, il Cantico dei Cantici. Ah, io, se non mi fermate stasera, che abbiamo toccato il tema dell'amore, non finisco più. Ricordate cosa dice? Oh, l'amato ha
i capelli di rugiada, con la mirra, che la mirra è il mistero del dolore. E lui dice, aprimi, e uno non può resistere, signore, sono tutto tuo, prendimi pure, fai di me ciò che vuoi, cambia la vita, aprimi, amica mia tutta bella, amica mia colomba, mio tutto, aprimi. E veramente lei, tremante nel cuore della notte, apre, e c'è il Kyrios. Così lo sposo del cantico che seduce la sposa e la invita ad aprirgli la porta, e ora Cristo che seduce la Chiesa. Ugo Vanni, che conoscete, scorge il tema dell'amore con quello della vigilanza fedele. Attenti bene, Gesù dice che sto alla porta e busso. Il verbo greco patassein significa percuotere, colpire, battere, urtare. Quindi è il Kyrios che insiste perché tu gli apra. Quello di Gesù è farsi presente discreto e rispettoso, ma insistente. Von Balthasar ha potuto dimostrare che due sono le metafore per indicare la comunione dei due partners della rivelazione. Le nozze, l'unione tra uomo e donna, e il pasto, la mensa, il cibo. Per di più l'espressione di intimità e amicizia, cenerò con lui ed egli con me, richiama in modo sorprendente il testo di Giovanni, mi ricordate, capitolo 14, versetto 23. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui, e prenderemo dimora presso di lui. Prendere dimora e cenare, immagini di intimità. L'esperienza umana sa cosa significhi stare a mensa a tavola con l'amico. Tutto è caratterizzato da un clima di allegria, spensieratezza, pace. Allo stesso modo in cui due amanti sono in intimità e godono l'uno e l'altra di armonia e di gioia. E questo deve essere il clima per la Chiesa, che come scrive von Balthasar è un miracolo dell'amore. Così, come si vince la tiepidezza? Con l'intimità. Ecco, il rimedio alla tiepidezza di Laodicea è l'intimità. Una chiesa che non coltiva l'intimità eucaristica, l'intimità d'amore, che non conosce più questo registro dei mistici, è una chiesa che perde di vista se stessa. Condivido la tesi di Don Dolindo Ruotolo, che dice che però le sette chiese indicano sette stagioni, volevo concludere con questo, della vita della chiesa, cioè non sarebbero sette chiese, ma sarebbe sempre la stessa chiesa con sette stagioni diverse. Don Dolindo Ruotolo, che l'altro volta ci parlava del grande prelato come del Papa dell'amore, dice che l'ultimo periodo della vita della chiesa, appunto il settimo, sarà caratterizzato da un periodo penoso di tiepidezza estrema, cioè l'anticristo verrà nel momento in cui ci sarà la generazione che meno di tutte ama Gesù Cristo. Lo trovo cogente. Condivido appunto questa tesi, anzi credo, concludo così, che la tiepidezza spirituale è frutto della perdita della fede, l'apostasia. Vedete che Paolo dice, quando verrà l'anticristo, prima ci deve essere l'apostasia. Ecco, l'apostasia della fede precede l'anticristo, l'arrivo dell'anticristo è esattamente quella della comunità di Laodicea. La perdita della fede che sostituisce il Vangelo sarà il segno che l'anticristo è alle porte. Così la Chiesa sprofonderà perché apostata nella tiepidezza più stomachevole. La condizione di Laodicea fa intravedere allora come sarà la Chiesa prima, immediatamente prima della venuta dell'anticristo: tiepida, pagana, neopagana, opportunista, piena di sé, sicuro del proprio folle programma, in una sola parola, apostata. Che Dio ci dia, fiori cari, la grazia di non conoscere mai il tema della tiepidezza. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria.